scuola di bellezza, tema del convegno regionale del Centro Turistico Giovanile del Veneto, al di là della poetica visione che direttamente ispira, esorta altresì a riflettere su come il riconoscimento degli autentici valori dell'arte e della cultura possono anche materialmente sostenere l'economia reale. Siamo onorati di ospitare il convegno regionale del CTG qui a Conselve. Per noi è un appuntamento importante e fondamentale, perché diamo spazio a un'associazione che nel tempo, ormai da decenni, si è occupata della cultura, della storia del nostro territorio, coinvolgendo molta gente, molte persone, e soprattutto, specialmente questa stamattina, che è anche il tema del convegno, la scuola. Il Conselvano, nella prospettiva turistico-culturale, cosa offre? Ma guardi, ogni territorio ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Anche il Conselvano non è certamente da meno. Ha molti monumenti, ha molte chiese, ha molti oratori che spesso gli stessi conselvani o le stesse persone che sono nel territorio non ne hanno conoscenza. Ecco, la funzione del CTG è proprio quella di sollecitare le persone per mettere a conoscenza e di poter vivere questi tesori che comunque abbiamo e che intendiamo valorizzare. Oggi esamineremo praticamente i rapporti tra il CTG e la scuola, o meglio, come la scuola si avvale dei gruppi CTG e perché si avvale dei gruppi CTG. Allora, innanzitutto abbiamo voluto intitolarlo sulla bellezza questo convegno. La bellezza è una dei valori principali che da sempre praticamente il CTG ha portato avanti nella riscoperta del territorio, nella riscoperta dei monumenti, nella riscoperta degli ambienti naturali. Far emergere la bellezza e soprattutto far gustare, educare la bellezza è uno dei nostri compiti, e in questo senso ci accordiamo veramente con la scuola, perché la scuola ha bisogno di avere il territorio presente non soltanto come diciamo così libro aperto in cui imparare la storia, la geografia e tutte le altre discipline, ma soprattutto con collaborazione con chi vive, con chi è interessato a far conoscere questo territorio, proprio perché ci possono essere delle sinergie. Oggi che parliamo di autonomia della scuola, autonomia scolastica, c'è bisogno di questo continuo rapporto tra scuola e territorio. Ecco, il CTG si mette a disposizione per dare dei supporti attraverso l'animazione culturale e ambientale alla scuola, per educare proprio alla bellezza, conoscendo il territorio, conoscendo i monumenti, conoscendo gli ambienti naturali. Parlare oggi di bellezza vuol dire parlare di un tema un po' fuori moda, perché un certo gusto per il piacere, un certo gusto per la stravaganza ha un po' allontanato il tema della bellezza. Tanto più che l'opera d'arte, o comunque la bellezza in generale, dovrebbe portare, scrive il filosofo francese Valadier, a risollevare certi sentimenti etici come il gusto per la giustizia e il gusto della solidarietà. Ecco, oggi penso anche in un contesto come quello educativo del Centro Turistico Giovanile c'è ancora più bisogno di educare giovani e meno giovani al gusto della bellezza, al gusto di un bello che eleva il cuore e che può impegnare anche l'uomo e la donna in percorsi fattivi di collaborazione, di solidarietà e di rivolta contro l'ingiustizia nel mondo. Quindi anche il rapporto con la natura, i monumenti e le opere d'arte possono aiutare in un percorso formativo? Decisamente il vivere dentro il creato, il gusto per l'arte, il gusto per le bellezze artistiche, del paesaggio, non sono solo un qualcosa di evasivo, ma sono davvero un momento per risollevare il proprio animo, il proprio gusto del vivere e per impegnarsi meglio. Oggi in tante città i musei stanno sostituendo le chiese, sono molto frequentati di domenica ad esempio. Dovremmo anche domandarci il perché, perché forse le persone cercano nel gusto della bellezza un'evasione o comunque un riscatto dalla propria grigia quotidianità, che interpella anche chi cerca di fare cultura e cerca di farlo anche dentro una dimensione religiosa. Proponiamo una maggior conoscenza del territorio, che non è solo con la semplice visita guidata, ma è con una serie di lezioni che
a scuola, proprio a scuola nel territorio, preparano gli alunni a conoscere, ad avere gli strumenti per una conoscenza diretta, immediata, però approfondita di quello che è il territorio, e soprattutto li educhiamo a percepire la bellezza che c'è spesso nascosta in questo territorio, per cui il nostro diventa sia un intervento a livello di visite guidate, ma anche ad un livello di laboratori. Proponiamo dei laboratori proprio di conoscenza specifica di alcuni territori in tutto il Veneto, in cui c'è bisogno proprio di percepire come fare ricerca sul territorio, come imparare proprio a studiare il territorio.